Le coalizioni di centro-sinistra a guida del Partito Democratico vincono ovunque, soprattutto nei centri maggiori, a Nocera Inferiore, Mercato San Severino ed Agropoli, dove Paolo De Maio, Roberto Mutalipassi e Antonio Somma conquistano la vittoria al primo turno. Ed il loro risultato oggi è motivo di orgoglio per gli esponenti di vertice del Partito Democratico, in primis il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, ieri a Nocera a festeggiare Paolo De Maio. Coalizioni a guida PD vincono ovunque, soprattutto nei centri più importanti, Nocera Inferiore in primis, ma anche Agropoli, Mercato San Severino, dove il PD è con Antonio Somma, a Castel San Giorgio con Paola Lanzara, anche nel Cilento abbiamo ottimi risultati, conferme di tanti sindaci che sono nostri amici, ovviamente nelle grandi città con anche l'aiuto dei civici, dei moderati in coalizione, però ovviamente coalizioni, come dicevo e ripeto, a guida PD. È un dato importante, quello di Nocera è significativo. Presidente, è un PD che non ha bisogno del Movimento 5 Stelle per vincere. In provincia di Salerno non ce n'è mai stato bisogno, diciamo. Stessa cosa in Campania, e ovviamente i dati lo dimostrano. Abbiamo una larga maggioranza in provincia di Salerno e in Campania in generale. Ovviamente la coalizione con i socialisti, con le civiche, con i moderati è comunque importante e fondamentale, però la guida è chiaramente, diciamo, salda in mano al PD. Ma anche Piero De Luca, primogenito del presidente della regione e vice capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, ha commentato con entusiasmo il risultato elettorale di queste elezioni amministrative. Siamo la prima forza politica da nord a sud del paese. È un segnale importante, ma anche una grande responsabilità, perché ci dice che gli italiani guardano al PD con fiducia e che il centro-sinistra deve rimanere unito e compatto. E naturalmente ad esprimere soddisfazione è stato questa mattina anche il segretario provinciale del PD, Enzo Luciano. No, con grande umiltà e senso di responsabilità per il risultato raggiunto, il Partito Democratico però non può far altro che prendere, come dire, riconoscere che le nostre comunità in ben 32 comuni della provincia di Salerno, di cui 3 superiori ai 15.000 abitanti, Mercato San Severino, Nocera ed Agropoli, le nostre comunità, i nostri elettori hanno riconosciuto nel progetto del Partito Democratico, nella proposta del Partito Democratico e non solo, della coalizione, per essere più generici, la coalizione di centrosinistra, hanno riconosciuto quindi una proposta da sostenere. Quindi... In provincia di Salerno si afferma anche un altro principio: il Partito Democratico non ha bisogno del Movimento 5 Stelle per governare. No, vabbè, qui abbiamo una rete di amministratori locali ed anche una capaci e competenti ed anche una filiera istituzionale importante, cioè quello che i nostri competitor addirittura individuano come qualcosa di negativo, la commentano negativamente, la filiera istituzionale, cioè amministrare la provincia, la maggior parte dei comuni della provincia di Salerno, la regione Campania, non può far altro che creare quel collegamento amministrativo tale da riuscire ad individuare, intercettare quelli che sono i problemi del territorio e delle comunità e tentare di risolverli. Quindi andiamo. I elettori hanno premiato proprio la competenza e l'umanità dei candidati. Sì, Paolo De Maio, Antonio Somma, Roberto Mutalipassi, soprattutto mi riferisco ovviamente ai 3 comuni più grandi che vincono al primo turno senza la necessità di andare al ballottaggio, cosa che per esempio a Nocera non accadeva da tempo. Sono 3 persone che hanno un tratto umano importante, quindi un carattere ovviamente fortemente, per quanto riguarda De Maio e Mutalipassi, fortemente legati al Partito Democratico. Paolo De Maio è stato capogruppo del Partito Democratico e in tempi non sospetti, quando è stato il primo degli eletti 5 anni fa, ha ritenuto di essere, di continuare a fare il partito e quindi di essere capogruppo del partito in seno al Consiglio Comunale e non vice sindaco, proprio perché per mantenere questo rapporto stretto con il partito che ovviamente oggi lo premia allo scanno più alto dell'assise comunale.